una volta tre porcellini rosa e ben pattuti. Un bel giorno decisero di andare a vivere da soli. Giunti al limitare del bosco, decisero di costruire lì le loro case. Il primo fratellino si costruì una semplice casa di paglia perché era di fretta. Voleva correre subito a raccogliere della frutta. Il secondo fratellino amava giocare più che lavorare. Così raccolse in pochi minuti assi e rami per costruirsi una casa di legno. Due porcellini, terminati in fretta il lavoro, passarono il resto della giornata a divertirsi. Nel frattempo, il terzo fratellino lavorò duramente. Si costruì una casa di mattoni e cemento, solida e resistente. Presto dalla foresta mutò un lupo affamato. In un attimo si avvicinò alla casetta di paglia. Soffiò e questa volò via. Spaventato, il porcellino corse fino alla casetta di legno del fratello. Ma il lupo arrivò anche lì. Soffiò una volta, poi due, e la casa volò via. Spaventati, due porcellini corsero alla casa di mattoni del terzo fratello. Il lupo poco dopo arrivò anche qui. Soffiò, ma la casa non si mosse. Rosso di collera, il lupo era deciso più che mai a mangiare i tre porcellini. Allora si arrampicò sul tetto e scivolò lungo il camino. Il lupo cadde direttamente nel pentolone d'acqua bollente che il saggio porcellino aveva messo sul fuoco, e con un grido fuggì via lontano. Nessuno lo vide mai più. Da quel giorno i tre fratelli vissero insieme nella solida casetta di mattoni, felici e contenti. I tre porcellini.